Noi siamo coloro che portano avanti i progetti con i fatti, non con le parole. Lo abbiamo dimostrato e lo continueremo a dimostrare. Per ciò che è di mia competenza, tengo a precisare e approfitto della stampa per annunciare che la prossima settimana, insieme alla direzione generale, presenteremo il nuovo progetto del nuovo ospedale di Vasto. Questo progetto a settembre sarà presentato al Ministero dopo tutto l'iter amministrativo e saremo noi con la nostra filiera a mettere la prima pietra. Presenteremo il nuovo piano sanitario riguardo alla riorganizzazione o meglio ancora la reingegnerizzazione della rete ospedaliera. Bene, qualcuno voleva spostare l'ospedale di Vasto, noi l'abbiamo voluto qui, noi lo presenteremo in questa splendida città, un ospedale che resterà di primo livello, con tutte le discipline di primo livello, con tutti i servizi aggiuntivi e anche quelle discipline tanto attese negli anni precedenti. A fianco alla rete ospedaliera ci sarà la rete territoriale, una rete territoriale che vedrà l'aumento e l'integrazione territorio-ospedale. In tutta la nostra regione andremo a costruire 28 nuove case della comunità e 8 ospedali di lunga degenza. Questo vuol dire che quell'attenzione sul territorio che è mancata negli anni precedenti, oggi avrà finalmente quell'attrattiva, ma soprattutto un'attrattiva per la città di Vasto, che è una città a confine. Noi dobbiamo riorganizzare la sanità, dobbiamo diventare attrattivi e questo lo faremo solo grazie alla filiera, dovremo avere quell'indotto attivo di cui noi tanto siamo promotori, ma soprattutto attenti a quella che è una riorganizzazione. Una riorganizzazione che ha visto in atto e continuerà a vederle le nuove assunzioni di personale, le nuove assunzioni riguardo ai capi dipartimento, riguardo a quelli che sono i cosiddetti primari e quindi una realtà importante e definitiva per la nostra città di Vasto.